Hai letto quello che ti ho consigliato di pallone e ti è piaciuto. Lo sapevo. Pronto? Ciao, ciao. Fammi indovinare, hai seguito il consiglio su palloni e ne vuoi di più. Allora ti dico che tra qualche giorno uscirà una nuova opera e si chiama Ossario. Sarà una bomba, sì, ok? Però adesso fammi tornare a giocare. Ciao, 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 ciao. Ossario sarà disponibile sui scaffali dal 20 giugno. Noi ce l'abbiamo in anteprima perché ci è stato gentilmente omaggiato da casa editrice. Cosa dire? Palloni ci sorprende nuovamente. Dopo La Lupa, il suo capolavoro, dopo l'ignobile Sherman, dopo Emma Wrong e dopo Isole, pubblica Ossario, un corpus di 19 racconti. Dei generi più disparati e disperati, che vanno dalle poche pagine, le storie più brevi sono addirittura di 4 pagine, a quelle più lunghe di una ventina. La scelta del titolo Ossario deriva dall'idea di contenitore di storie, nel quale ogni osso è una storia diversa, come sono diverse le ossa, ma che insieme formano un corpo e in questo caso ci permettono di conoscere meglio l'autore. Ho adorato una metafora che c'è all'interno per descrivere le storie brevi, e ve la leggo. Il racconto breve è una decappottabile veloce che ha posto solo per una valigia. Rende bene l'idea di cosa sia raccontare con poco, limitarsi nel già limitato, fare di necessità la brevità, virtù. La qualità. In sostanza, la forma è sempre al servizio delle idee. Originariamente le storie di queste raccolte erano pubblicate su Mamma Aiuto. Mamma Aiuto è un collettivo che fa fumetti da una vita, ma che dal 2011 ha deciso di pubblicare online, proprio sul sito Mamma Aiuto, tutto attaccato. Se volete conoscere meglio qualche autore, fateci un salto. Nel poco tempo passato con Palloni a Torino me ne ha parlato e da quello che mi sembrava ci teneva parecchio. Ma torniamo al modo migliore per conoscerlo, che è Ossario. Letto e adorato, le mie due storie preferite sono state Tunnel. Un treno si ferma all'interno di una galleria, i passeggeri, diciamo, vengono presi in ostaggio dopo le prime lamentele, ma io devo andare di qua, io ho questo da fare. Si accorgono che non è male essere rapiti e staccare un attimo la testa. E quindi ci prenderanno gusto. La seconda è Un'altra via, che è la prima opera del volume. Un amore proibito, gli sforzi per ottenerlo, gli sforzi per stare insieme. E poi un tradimento. E l'invio di una lettera. Il finale è geniale. Tra le opere brevi mi sono piaciute Max Call, penso il giallo più corto della storia, e Profit or Walk. Premio due opere che mi hanno completamente rapito. Sapete quando leggi e stacchi le orecchie, che la gente ti parla e tu non ascolti perché stai leggendo e ti prende la cosa? Bene, premiamo due opere. Estate siberiane e Tempo da lupi. Unica pecca di questo volume? Non ne ha. Ma la battuta è che l'unica pecca di questo volume è che non è firmato e schecciato da Lorenzo, che però ha fatto il grandissimo errore di scrivere in ossario di essere un docente della Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Quindi in treno è un attimo. Suona molto da stalker questa cosa, eh? Ovviamente scherzo sull'andare a Firenze, non sullo sketch. Lo sketch lo voglio. E spero di incontrarlo presto in fiera per farmelo fare. Anche questo volume di Lorenzo è straapprovato e... È diventato Lorenzo ormai. E al prossimo video.